Una nave ospedale per i primi soccorsi in mare è ora pronta a prendere il largo. Sentiamo Roberto Ruvolo. Un ospedale galleggiante, l'Elpis, la nave ospedale, è stata allestita con il contributo economico del Senato e della Fondazione Arbor di Lugano. Disporrà di due camere operatorie e di una sala odontoiatrica. Dopo anni di lavoro segnati da tantissimi imprevisti e complicazioni, alla fine, e con il contributo di tante istituzioni e benefattori vari, siamo riusciti a ristrutturare l'intera nave, in parte anzi a ricostruirla, a revisionare tutte le macchine, ad attrezzarla delle strutture sanitarie che ci sono a bordo. Quali sono i paesi principali in cui vi recate? Soprattutto il Madagascar, è lì che abbiamo, diciamo, fatto quasi 30 missioni sanitarie, ma anche in altri paesi dell'Africa. Però è lì che è nata questa idea, dall'esperienza acquisita durante tutti questi anni, ed è lì che la nave può esprimere la sua massima utilità. Insomma, l'azione è quella di andare in Africa. Fondazione Arbor Lugano a sostegno della nave ospedaliera. Sì, a sostegno di questo progetto umanitario, è una delle tre gambe della nostra fondazione, appunto, aiutare questo tipo di progetti che sono nel nostro programma di interculturalità e interreligiosità. Il nostro primo presidente è stato Raymond Panikkar, per cui abbiamo una buona guida per cercare di mettere in vita non soltanto le idee, ma anche poi l'azione. E per cui ci auguriamo veramente che questa passione che abbiamo sentito fin dall'inizio, ma una passione che si è messa anche nelle mani, perché hanno aggiustato la nave, non sono riuscita a metterla in mare, adesso speriamo veramente possa partire per il Madagascar ed aiutare qualcuno meno fortunato di noi, ma noi a nostra volta a imparare qualche cosa che abbiamo dimenticato da qualcun altro. Ci sono luoghi dove l'umanità muore per banali malattie, dove non esiste alcuna opportunità di cure o assistenza, perché gli usuali mezzi di soccorso e di aiuto umanitario non possono arrivare. C'è un mezzo che può superare più facilmente barriere ed ostacoli imposti da frontiere, confini geografici e politici, assenze di strade e collegamenti: la nave ospedale. Un mezzo che da sempre e storicamente ha raffigurato l'immagine della salvezza. Questo nuovo progetto riguarda proprio la realizzazione di una nave ospedale e le immagini che scorrono documentano l'inizio di questa impresa. Attraverso la ristrutturazione e la trasformazione del vecchio rimorchiatore sovietico, poi utilizzato per la pesca, il progetto prevede la realizzazione di una navetta organizzata per questo scopo. L'associazione ritiene che molte località possano essere raggiunte più facilmente ed in modo più efficace dal mare, ed inoltre, disponendo di una nave adeguatamente attrezzata, operare sicuramente con minori difficoltà di intervento. Per tali motivazioni si è pensato ad una nave, per le indubbie e più grandi potenzialità che essa può offrire nel portare aiuto, soccorso, assistenza e vita nei posti più miseri e disagiati, perché anche lì i più sfortunati possano avere un'aspettativa di salvezza.
Da qui si accede all'unica parte fissa della componente sanitaria della nave ricavata nella stiva. Siamo nella sala multifunzionale della nave. Qui si sono ricavati spazi utili per il pronto soccorso, la chirurgia e l'odontoiatria. La sala, come si può vedere, è dotata di lettino operatorio, lampade scialitiche, apparecchio di ventilazione per l'anestesia e di altri accessori e strumentazioni per la diagnostica, come ad esempio l'ecografo, l'elettrocardiografo, il gastroscopio, un piccolo apparecchio per l'ecodoppler ed altri accessori custoditi in appositi armadietti. Per le cure odontoiatriche, la sala è dotata anche di un riunito dentistico, completo della relativa strumentazione e di apparecchio radiografico endorale. È altresì presente una fornita farmacia allocata all'interno dei frigoriferi installati lungo le pareti. Siamo sull'ampio ponte rialzato della nave, che può essere utilizzato sia da elicotteri di salvataggio, con manovre di verricello per imbarco o sbarco ammalati traumatizzati, sia per ampliare gli spazi utilizzabili della nave, montando ad esempio tende pneumatiche, in parte già in dotazione all'associazione. La parte centrale del ponte è composta da una copertura mobile, utile per la movimentazione del modulo sottostante, che può essere sostituito con altri moduli appropriati per altre esigenze. L'associazione, infatti, dispone di altri container shelter, come la saletta rianimazione, il modulo per la produzione di ossigeno utilizzabili in base alle circostanze e alle richieste di attività sanitarie. In questo modulo è stato realizzato il laboratorio analisi. Sulla destra è posizionato l'apparecchio contaglobuli per eseguire l'emocromo. A seguire è posto un analizzatore, un microscopio e altre strumentazioni. Dotazioni varie di laboratorio sono riposte nelle cassettiere. Oltre alla componente sanitaria fissa allocata nell'ex stiva, già descritta, ora ci troviamo nel container shelter ISO 1C, sala chirurgica mobile, progettata, realizzata ed attrezzata delle apparecchiature medicali in conformità a tutte le norme vigenti in materia. Il modulo operatorio, imbarcato e sistemato sul ponte principale della nave, abbina autonomia funzionale, mobilità totale, ed una semplicità d'impiego.
Una delle peculiarità di questo strumento è la possibilità di essere facilmente movimentabile impiegando un'autogru o una idonea gru di bordo. Essendo dotato anche di 4 martinetti idraulici sollevatori, può essere facilmente trasportabile impiegando mezzi di trasporto terrestri ed aerei senza l'ausilio delle gru. Lo shelter, infatti, è idoneo al trasporto su strada, su terreno a fondo naturale, su ferrovia, aereo, elicottero e nave. Che anche lì i più sfortunati possano avere un'aspettativa di salvezza. Non lasciamo loro la sola speranza di emigrare.